Si chiama Matti per il Calcio, un evento che dal 20 al 22 settembre a Cesenatico unisce la salute, quella fisica legata alla pratica sportiva, calcistica in questo caso, e la salute mentale. Un evento promosso da WISP, Sport per Tutti, ne parliamo con il suo presidente nazionale, Tiziano Pesce. Un saluto, ben trovato. Ben trovato Luca, ben trovato a tutti i radioascoltatori di Radio Marconi e grazie di questa preziosa opportunità. È un paese, il nostro, che ha appena fatto una bellissima cavalcata uscendo proprio agli ultimi secondi, anzi all'overtime, nel campionato europeo di basket. Ci ha regalato un meraviglioso successo nell'ambito della pallavolo maschile, in questo caso con il trionfo del mondiale. È un paese, il nostro, però di matti del calcio. Voi realizzate, ritornate con questa stupenda rassegna a livello nazionale che si svolge a Cesenatico, che si intitola proprio così, Matti per il Calcio, ed ha un senso sociale e sportivo allo stesso tempo molto profondo. Di cosa si tratta? Sì, Matti per il Calcio è una rassegna nazionale di calcio per tutti, dedicata a squadre formate da persone con disagio mentale, medici, operatori, e che sono pronte a scendere in campo dopo 2 anni di stop in quello che sarà appunto l'appuntamento nazionale, come anticipavi, che si svolgerà a Cesenatico, nella Riviera Romagnola, da giovedì 22 a sabato 24 settembre. E sui campi di Cesenatico e Gazzeo a Mare si confronteranno appunto squadre composte da utenti, operatori di servizi territoriali di salute mentale, dipartimenti di salute mentale afferenti alle aziende pubbliche, a cooperative sociali, per quella che è una, indubbiamente, delle più affermate iniziative di sport e inclusioni in Italia, nata dalle attività che negli anni 90 sono fiorite in alcuni nostri comitati, in alcune nostre città. Ricordo le esperienze di Torino, di Genova, di Roma e di Parma su tutte, che dal 2006 è diventata una vera e propria manifestazione nazionale di Calcio a 7, una manifestazione che interviene proprio sui temi della, potremmo dire così, della promozione sportiva e sociale sul terreno ancor più dei modelli culturali, proprio per costruire, letteralmente parlando, sul campo, relazioni che siano in grado di superare disagio mentale e solitudine. 9 le squadre provenienti da tante regioni d'Italia, si gioca appunto tutti insieme. Lo sguardo di uno spettatore fa fatica, anzi sarebbe impossibile distinguere, tra virgolette, gli uni dagli altri, tutti insieme con soprattutto una grande passione, la voglia appunto di condividere momenti di sport, di attività fisica, ma io dico soprattutto la gioia di sentirsi cittadini pienamente tali. Tra l'altro siamo molto soddisfatti che quest'anno Matti per il Calcio, che appunto si svolgerà a Cesenatico dal 22 al 24 settembre, sia stata inserita all'interno del ricco palinsesto nazionale di appuntamenti scelti dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio e insieme a Sport e Salute, che in Italia coordinano e realizzano il progetto della Settimana Europea dello Sport, perché ricordiamo, come avviene ormai dal 2015, ogni anno dal 23 al 30 settembre c'è la Settimana Europea dello Sport, voluta dalla Commissione Europea, che ha l'obiettivo proprio di promuovere lo sport, i sani stili di vita e attivi, al fine di aumentare l'attività sportiva, l'aggregazione, i momenti di socializzazione appunto attraverso lo sport, e quindi conseguentemente, io direi automaticamente, aumentare il benessere fisico e mentale dei cittadini. A questo proposito, un'ultima battuta, Tiziano, rispetto a quella che già accennavi tu, essere una strada su cui, anche grazie a iniziative come questa, ci si sta incamminando, quella dell'inclusione, della questione di salute mentale. Si sono fatti dei passi in avanti, va detto, durante questo periodo pandemico, dove si è iniziato a parlare in modo diverso di salute mentale. Quanto va ancora fatto? E penso di giocare un po' in casa tua, chiedendoti quanto lo sport può davvero essere veicolo di promozione culturale e sociale dell'inclusione delle persone che soffrono di problemi di salute mentale. Sui temi, indubbiamente, dell'inclusione, del disagio mentale, si è fatto molto, ma ancora
c'è da fare. Abbiamo questa consapevolezza come WISP, come associazioni di promozione sociale, associazioni di promozione sportiva, e quindi il nostro impegno continua su questo fronte. Come dicevo prima, si tratta di fatto per noi di una sfida culturale prima ancora che sportiva, che rappresenta a mio avviso un modo sicuramente semplice ma importante proprio per mettere insieme anche problema tra virgolette cura. Lo sport, in questo caso il gioco del calcio, come terapia individuale di gruppo per superare forme più o meno acute di disturbo mentale, ma anche proprio per educare alla socialità, ad uscire dall'isolamento, al rispetto delle regole, all'assunzione di responsabilità, costruendo appunto insieme dal basso, come si suol dire, occasioni di riabilitazione, integrazione sociale. Io ringrazio davvero molto per essere stato in collegamento con noi Tiziano Pesce, grazie ancora. Grazie Luca, grazie a voi.